Disimpara per imparare di nuovo. Benvenuto nel giorno 25 del nostro diario giornaliero. Stiamo avvicinandoci verso la fine di questo mese di ottobre, dove poi questo test di un video al giorno ovviamente lo metteremo in lo diluiremo nell'arco della settimana. Insomma, questo era per ottobre. Quindi io ti ringrazio perché questo canale sta crescendo veramente in maniera importante. Se conosci un po' le dinamiche di YouTube, sai che è una crescita un po' differente rispetto agli altri social e quant'altro. Quindi davvero sono grato di tutto quello che magari adesso tu che mi stai seguendo conosci di me, o se è per la prima volta che mi stai seguendo, allora arriva fino alla fine, perché comunque sia c'è qualcosa che non conosci e che può rivelarti una grande sorpresa per te, un cadeau, un regalo. Quindi andiamo fino alla fine. Innanzitutto iscriviti al canale se ancora non ti sei iscritto, metti mi piace, condividi, commenta e fammi sapere davvero che cosa ne pensi anche di questo video. Allora, perché abbiamo detto disimparare prima, imparare, poi imparare di nuovo? Se c'è una cosa che, questo comunque è la parte 1, perché poi voglio fare un altro video più completo proprio su questo concetto che io mi ritrovo molto, molte volte anche nelle mie consulenze oppure nei percorsi, insomma nelle collaborazioni che facciamo, dove le persone hanno imparato un modo di fare, hanno, e la stessa cosa che va comunque appresa in un altro modo, e fanno fatica a togliersi di mezzo questo metodo che già hanno. Quindi paradossalmente è meglio una persona che è stata a digiuno di quella materia specifica rispetto ad altri che magari l'hanno fatta ma magari non hanno fatto con risultati, e quindi sono lì che arrancano, ma hanno comunque ancorato quel sistema che o magari è vecchio, o magari non funziona, o magari per loro non è adatto. Perché poi ovviamente le cose, se si riesce a cucirle come un abito sartoriale, allora è proprio su misura per te. Quindi possiamo fare un esempio nelle lingue, no? Uno vuole studiare l'inglese, ha fatto un po' da sé, ha preso un po' qua, un po' là, non sa come, quando ti capita poi di farlo in un corso per bene, ti viene, se ma io ho fatto così, qualcosa da so, cioè ti devi veramente affidare. Quindi per affidarti a chi ti sa indicare la strada, devi toglierti quello che hai disimparato, che hai imparato prima, quindi nel disimparare. Questa è la prima importantissima fase, quando ti affacci a qualcosa che avevi già toccato ma magari non ti ha dato risultati, anche se è lo stesso argomento, se è lo stesso ramo, lo stesso settore lavorativo e quant'altro, ma stiamo parlando di qualcosa che non ti ha funzionato finora e dall'altra parte c'è qualcosa che funziona. Quindi assolutamente seguiamo la strada che funziona. E ovviamente non serve solo imparare, ma imparare di nuovo. Quindi quando dico cambiare le abitudini di effettuare un percorso di tot giorni che ci vuole, è perché la ripetizione è la madre di tutte le competenze. È solo ripetendo, ma questo già lo sai, perché sicuramente prova a pensare quella cosa che hai imparato e che sei diventato bravo nel fare. Perché l'hai fatta dopo giorno, settimane, mesi, magari anni. Ecco, quindi è stato sempre quella ripetizione di quelle azioni, di quelle situazioni che dove sei diventato maestro in questo. Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi ricordati questi tre step: disimpara, impara e impara di nuovo. Questo video voglio ora renderlo ancora più interattivo, insomma, perché davvero mi fa molto piacere sapere anche quello che stai vivendo te, se in questo momento ti sei affacciato anche ad un business, magari avevi delle situazioni di prima che magari sì, ti hanno dato qualche risultato, qualcosina, e però magari non come pensavi. Quindi allora affidati
e cerca di superare questo impasse. Io per ora ti ringrazio di essere stato qua, ci vediamo domani nel giorno 26, quindi carico velocissimamente questo video così ce l'hai già. Questo veramente inizia a essere importante, 26, 25 adesso giorni a fila che ho pubblicato sempre un video, quindi davvero se un giorno proverai a farlo capirai quello che ti sto dicendo. Ti rinnovo l'invito anche, dato che sei arrivata alla fine, ti avevo promesso un regalo. Clicca su www.lucavitali.net dove c'è scritto video corso gratis, ci metti la tua email, il tuo nome e cognome e poi vai all'interno proprio dell'area riservata del video corso Diritti al Cuore. Quindi ti arriverà l'email, mi raccomando, metti la tua migliore email e siamo sicuri che ricevi tutto. Io ti mando un bacio e ci vediamo domani.